Palermo, la DIA confisca bene gli eredi dell'ex patron della Valtour, Carmelo Patti. Trapani, i controlli dei carabinieri scattano 4 arresti tra Paceco e Castelvetrano. Campobello, ha presentato ieri il patto federativo tra il movimento Io Amo Campobello e Fratelli d'Italia. Mazzara, corso di formazione questa mattina per gli studenti della sezione alberghiera dell'Istituto Ferrara. Calcio, riscatto del Mazzara in campionato, Canarini vittoriosi ieri sul campo del Mussomeli. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. La DIA ha confiscato beni agli eredi dell'ex patron della Valtour, Carmelo Patti, i particolari nel servizio. La direzione investigativa antimafia di Palermo sabato scorso ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro e contestuale confisca nei confronti degli eredi di Carmelo Patti, ex patron della Valtour, deceduto nel 2016. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani. Le indagini svolte dalla DIA negli ultimi anni, coordinate dalla DDA di Palermo, a seguito di accertamenti bancari e dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, avrebbero evidenziato una rilevante sperequazione tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati da Patti. Nel corso delle indagini sarebbero emersi i legami tra l'imprenditore ed esponenti della famiglia mafiosa di Castelvetrano, capeggiata dal latitante Matteo Messina Denaro. Fra coloro che godevano della piena fiducia dell'imprenditore vi sarebbe stato Michele Alagna, cognato del latitante castelvetranese. L'uomo avrebbe ricoperto cariche sociali nelle imprese del gruppo ed avrebbe avuto delega ad operare su una molteplicità di conti correnti. Il provvedimento di sequestro e contestuale confisca ha riguardato 25 società di capitali attive nel cablaggio di componenti elettrici per autovetture nel comparto turistico alberghiero, nel campo finanziario e nel settore immobiliare, quote in partecipazioni societarie, 3 resort, una golf club, 400 ettari di terreno, 232 immobili, un'imbarcazione in legno di 21 metri ormeggiata nel porto di Mazzara, rapporti bancari e disponibilità finanziarie. Il valore dei beni sequestrati ammonta ad oltre 1 miliardo e 500 milioni di euro. Catturato dalla Guardia di Finanza di Agrigento in collaborazione con la Marina Militare, un peschereccio libico che rimorchiava migranti attraverso il canale di Sicilia. Scattato il fermo per i 6 componenti dell'equipaggio, tutti di nazionalità egiziana, mentre per i 68 migranti sono state avviate le procedure per l'espulsione o l'accoglienza. Sentiamo. Catturato dalla Guardia di Finanza di Agrigento in collaborazione con la Marina Militare, un peschereccio che rimorchiava migranti nel canale di Sicilia. Una nuova strategia quest'ultima messa in campo dai trafficanti per trasferire migranti dalle coste del Nord Africa verso le coste siciliane. Al centro dell'operazione delle Fiamme Gialle e della Marina Militare, un peschereccio libico di base a Zuara che navigava trainando una barca in legno vuota in direzione dell'arcipelago delle Pelagie. Il peschereccio libico veniva localizzato e quindi fotografato lo scorso 22 novembre da un aereo di ricognizione dell'agenzia Frontex e successivamente da un elicottero della Marina Militare a circa 50 miglia a sud di Lampedusa. In un nuovo passaggio dell'elicottero, il natante di servizio risultava non più vincolato al peschereccio che intanto aveva invertito la rotta e procedeva a carico di persone verso l'isola distante ormai una quarantina di miglia. Da qui il nesso evidente tra l'episodio migratorio ed il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Veniva quindi attivato un dispositivo navale diretto dal reparto operativo aeronavale di Palermo che veniva schierato in parte al limite delle acque territoriali per impedire l'ingresso incontrollato dei migranti sul territorio nazionale, mentre la nave carabiniere della Marina Militare si disponeva all'inseguimento del peschereccio impedendone l'ingresso nelle acque territoriali di uno dei paesi nordafricani. Ed intanto, non appena i migranti superavano il confine marittimo italiano, le Fiamme Gialle, in contatto con la Procura della Repubblica di Agrigento e con il concorso di una unità della Capitaneria di Porto, procedevano a fermo dei migranti che venivano condotti presso il locale hotspot e sottoposti alle procedure e rilievi di polizia.
Il peschereccio madre invece, in piena notte, giunto a circa 35 miglia dalle coste libiche, veniva riconosciuto come quello che aveva trasportato i migranti e pertanto personale del team di abbordaggio dei guardacoste della Guardia di Finanza, sotto la protezione di un team di fucilieri della Brigata Marina San Marco, ne prendeva il controllo e dal traino del pattugliatore Monte Cimone della Guardia di Finanza di Messina veniva condotto nel porto di Lampedusa. I sei componenti dell'equipaggio del peschereccio, tutti di nazionalità egiziana, venivano sottoposti a fermo, mentre per i 68 migranti venivano avviate le procedure che porteranno alla loro espulsione o accoglienza. Controlli dei carabinieri di Paceco, eseguiti due arresti. Sentiamo. I carabinieri della stazione di Paceco hanno arrestato ieri il 48enne Gaspare Augugliaro, in atto sottoposto al regime di semilibertà con il permesso di recarsi al lavoro presso un fioraio di Paceco e rientrare in carcere entro le ore 22. Il 48enne sabato sera non sarebbe rientrato in carcere. I carabinieri quindi hanno avviato le indagini per individuare l'uomo, che è stato poi rintracciato nei pressi del suo domicilio e tratto in arresto per il reato di evasione. Espletate le formalità di rito, Gaspare Augugliaro è stato fatto visitare da personale medico per un taglio al volto che si sarebbe procurato la sera precedente e riaccompagnato presso il carcere di Trapani. I carabinieri della stazione di Paceco hanno arrestato anche il 33enne Salvatore Morello, in atto sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora. Insospettiti da uno strano movimento di giovani, nei pressi dell'abitazione del giovane è stato effettuato un controllo, nel corso del quale sono stati rinvenuti all'interno di un sacchetto di cellofane immerso nell'acqua contenuta all'interno dello sciacquone del bagno 48 involucri avvolti con della carta stagnola contenente dello stupefacente di tipo hashish, per un peso complessivo di quasi 65 grammi. Per il 33enne pertanto è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacente. Proseguiamo con la cronaca. Controlli dei carabinieri della compagnia di Castelvetrano scattano due arresti particolari nel servizio. Nel weekend appena trascorso, i carabinieri della compagnia di Castelvetrano hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio. Tra Castelvetrano, Gibellina e Santa Ninfa sono state controllate, anche impiegando l'etilometro, più di 200 persone a bordo di 160 mezzi di trasporto. I militari della stazione di Gibellina, inoltre, hanno eseguito un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Marsala a carico dell'80enne Giuseppe Pellegrino, accusato di furto aggravato di 200 kg di olive e porto abusivo di un coltello serramanico commesso nel novembre 2011. L'uomo è stato condannato ad espiare la pena di un anno e 5 mesi di reclusione. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari. Nel pomeriggio del 22 novembre, inoltre, i militari della stazione di Partanna hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo nei confronti di Giacomo Gucciardo, nel corso di un controllo effettuato nel 2016 di rientro da un viaggio a Tunisi. I militari hanno notato una irregolarità nel sottoscocca dell'auto e, procedendo alla verifica del mezzo, hanno individuato un doppio fondo predisposto per essere riempito di sigarette da diffondere nel mercato nero belicino. 18 kg di sigarette sono state sequestrate e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gucciardo è stato condannato a un anno e 4 mesi in reclusione, sottoposto al regime alternativo della detenzione domiciliare. Controlli della polizia nel territorio provinciale, vediamo assieme il bilancio nel servizio. Controlli della polizia nel Trapanese la settimana scorsa, dal 18 al 24 novembre. Il bilancio è di alcuni arresti eseguiti e denunce a piede libero. Agenti della squadra mobile, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, hanno sottoposto ai domiciliari un 26enne che deve scontare 9 mesi per guida in stato di ebbrezza e detenzione illecita di stupefacenti. Un 34enne trapanese è stato sottoposto ai domiciliari in esecuzione di una ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, dovendo scontare 4 mesi per resistenza pubblico ufficiale. Il personale della squadra volante ha denunciato 2 persone rispettivamente per danneggiamento di autovetture e oltraggio a pubblico ufficiale.
Deferite inoltre altre due persone rispettivamente per furto aggravato e lesioni personali. I poliziotti del commissariato di Marsala nel corso della settimana hanno dato esecuzione ad alcune ordinanze emesse dall'ufficio di sorveglianza di Trapani e assieme ai carabinieri hanno arrestato un ventenne per tentato omicidio e denunciato un 34enne per favoreggiamento personale. La polizia di Mazara ha arrestato un 31enne per assistenza a pubblico ufficiali e lesioni personali. Tunisini invece, residenti a Petrosino, sono stati denunciati per lesioni personali dolose in concorso. La polizia di Castelvetrano, su provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, ha sottoposto ai domiciliari una 54enne che deve espiare un anno e 10 mesi per furto di energia elettrica. Due persone sono state denunciate e deferite altre due persone. La polizia di Alcamo, in esecuzione di un'ordinanza emessa dalla Procura di Trapani, ha arrestato un 21enne per violenza sessuale aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti inoltre, nel corso dei controlli, hanno denunciato un 44enne e deferito un altro 44enne. La polizia di Castellammare, infine, su provvedimento del Tribunale di Trapani, ha sottoposto un 59enne alla misura cautelare del divieto di avvicinamento. Controllate in totale 953 persone, 346 veicoli ed effettuati 148 posti di controllo. Elevate 22 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada, controllate 311 persone sottoposte a vari obblighi e 218 con precedenti di polizia. Sono stati controllati 1988 obiettivi sensibili, eseguite 8 perquisizioni e 5 sequestri. Cambiamo argomento. Assunti 4 nuovi pediatri a tempo determinato nei punti nascita della provincia di Trapani. Il risultato della cabina di regia tenutasi oggi all'ASP è presieduta dal commissario straordinario Giovanni Bavetta. Gli hanno preso parte il direttore amministrativo aziendale, il capo dipartimento materno-infantile e i primari dei reparti di ostetricia e ginecologia di Marsala e Mazara. Due specialisti sono stati incaricati per l'ospedale di Marsala, due per la Bella Iello, confermando così quanto anticipato dalla direzione strategica aziendale giovedì scorso sul mantenimento del punto nascita di Mazara del Vallo. Pubblicato l'avviso per lo svolgimento della gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica in via Chopin a Mazara. L'importo dei lavori ammonta a 34.585 euro circa. I lavori verranno assegnati con il criterio del minor prezzo. Le offerte dovranno essere presentate entro il termine dell'8 gennaio alle 12. La gara sarà esperita il 9 gennaio. Il consigliere del Movimento 5 Stelle di Mazara, Nicola Lagrutta, ha presentato un'interrogazione sulla manutenzione e illuminazione del campo di calcio in contrada affacciata. Rilevato, scrive la Grutta, che attualmente il campo di calcio presso il palazzetto dello sport viene regolarmente utilizzato da società sportive, considerato che la zona che circonda il campetto necessita di interventi di pulizia, considerato che durante il periodo invernale la luce nelle ore pomeridiane è limitata, rilevato che il campo è sprovvisto di illuminazione, quindi inutilizzabile nel tardo pomeriggio e nelle ore serali. La Grutta interroga il sindaco per sapere quali azioni intende intraprendere al fine di adoperarsi celermente per predisporre apposito intervento di manutenzione e serbature, di provvedere all'impianto di illuminazione dello stesso in modo da renderlo fruibile anche nelle ore pomeridiane e serali. Ieri a Campobello di Mazara, conferenza stampa congiunta del movimento Io Amo Campobello e Fratelli d'Italia. Il partito della Meloni e il movimento civico campobellese hanno ufficializzato un'alleanza politica, una vera e propria costituente politico-programmatica. La manifestazione sarà trasmessa integralmente dalla nostra emittente domani sera. Per il momento seguiamo assieme alcune interviste. Io Amo Campobello e Fratelli d'Italia, assieme stamattina per una costituente programmatica, creare tra l'altro, ne hai detto, una alternativa in vista delle prossime elezioni amministrative a Campobello di Mazara. Con quale progetto? Oggi vogliamo mettere la base per mettere insieme tutte le intelligenze, tutte le persone che vogliono dare un contributo serio in alternativa a questa non mediocre ma scarsissima amministrazione comunale che si è posta in maniera sbagliata nei confronti della nostra città. È tutto agli occhi di tutti a Campobello quello che questa amministrazione non riesce a dare una risposta ai nostri concittadini. Oggi
con la presenza delle presenze politiche di Fratelli d'Italia, tutto lo Stato Maggiore della politica regionale siciliana, dalla Varchi al Cannella, all'assessore regionale, al segretario provinciale, vogliamo mettere una pietra miliare per costruire una nuova coalizione politica in alternativa a questa amministrazione comunale. E metteremo insieme anche, stiamo lavorando per mettere insieme tutto quello che riguarda le forze sane e nuove di questa comunità. Oggi la presentazione di questo patto federativo tra Fratelli d'Italia e il movimento Io Amo Campobello. Sì, siamo qui, per noi è un orgoglio, siamo veramente contenti, siamo qui con l'onorevole Carolina Varchi perché vogliamo essere presenti a questa, direi, a questo importantissimo accordo al quale tenevamo, delle bellissime persone che sono sul territorio, fanno battaglie politiche per il territorio, e quindi per noi è un onore stare accanto a Io Amo Campobello, che credo che tutti conosciate come un vero movimento di opposizione per battaglie sul territorio, per battaglie sulla gente. Fratelli d'Italia ha la stessa filosofia e quindi è bene percorrere un cammino insieme. Il modello del distretto della pesca e crescita blu al centro di uno studio sui cluster del Mediterraneo promosso dal Ministero dell'Innovazione, della Ricerca e del Turismo del Governo delle Isole Baleari. Il distretto maggiorese è stato invitato a partecipare a un progetto il cui obiettivo principale è quello di conoscere le opportunità, le pratiche di successo e le sfide per lo sviluppo dei cluster nelle isole. Si terrà domani a Trapani, a Palazzo Dalì, una conferenza stampa per la presentazione del progetto Treno della Memoria, promosso in collaborazione con l'Unione Donne in Italia. Si tratta di un'iniziativa fatta per il Comune trapanese per la concessione di 20 borse viaggio in favore di studenti delle quarte e quinte superiori di Trapani ed Erice per raggiungere luoghi significativi della memoria. Il Comune di Trapani è capofila di questa iniziativa con Erice, Paceco, Favignana, Buseto, Palizzolo e Favignana. Corso di formazione questa mattina alla sezione alberghiero dell'Istituto Francesco Ferrara di Mazara per gli studenti appunto della sezione alberghiero, giornata organizzata con la Federazione Italiana Cuochi di Trapani. Sentiamo. Siamo qui nell'alberghiero di Mazara e grazie alla Federazione Italiana Cuochi e Provincia di Trapani abbiamo cercato con il loro intervento di organizzare un corso sulla pasta fresca e le sue sfaccettature. Quindi facciamo vedere ai ragazzi come si lavorano le farine, quindi dalla storia, dei vari tipi di farine che ci sono in commercio, e poi la lavorazione dalle paste più semplici come la busiata alle paste ripiene di vario tipo. E di conseguenza sono momenti costruttivi e istruttivi per i nostri giovani, quindi invogliarli verso il corso di formazione futuri chef e così via. Come si svolge la giornata? Allora, la giornata, intanto noi come di consueto ogni mese siamo presenti in tutte le quattro scuole alberghiere della provincia di Trapani e oggi abbiamo il piacere e l'onore di essere qui a Mazara, quindi nella scuola alberghiera di Mazara e facciamo questo corso di formazione per gli studenti che sono giustamente nell'indirizzo cucina ma anche pasticceria, perché comunque parlando di grani antichi, parlando di farine, siamo riusciti a mettere insieme sia quelli di cucina che di pasticceria all'insegna di che cosa? Della cultura della pasta fresca, sia nazionale sia regionale e anche locale, con per l'eccellenza quello che è la busiata, la nostra busiata territoriale. Poi impartiamo quelle che sono le tecniche sia degli impasti con uova sia senza uova, quindi le paste ripiene, non ripiene, quindi tutto quello che potrebbe essere la pasta, come dice qua il mio collega, con le sue sfaccettature, dalla pappardella alla fettuccina al mal tagliato, alla tagliatella, e poi tutte le paste ripiene come i plin, i ravioli mantovani, i tortellini, i tortelli, i ravioli e quant'altro. Il Consiglio Comunale di Mazara è stato convocato dal Presidente Vito Cancitano in seduta urgente per il 28 novembre alle 15.30. L'ordine del giorno, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Ed ora lo sport calcio, vediamo assieme i risultati e classifica del campionato di eccellenza Girone A.
Campionato di eccellenza, 12ª giornata, questi i risultati del girone A. Caccamo Cus Palermo 3-1, Castellammare Partini Caudace 1-1, Dattilo Alcamo 2-1, Geraci Castelbuono sospesa, Marsala Canicattì 0-3, Mussomeli Mazzara 0-2, Parma Vallicata 2-1, Profavara Sant'Agata 1-2. La classifica: Licata 30 punti, Canicattì 29, Sant'Agata 26, Mazzara 22, Parma Val 21, Dattilo 20, Alcamo 18, Geraci 15, Marsala 14, Mussomeli 14, Castellammare 12, Cus Palermo 11, Profavara 9, Partini Caudace 9, Caccamo 7, Castelbuono 2 punti. Il Mazzara ha quindi vinto ieri sul campo del Mussomeli con il punteggio di 2-0. Le reti sono state siglate da Roselle e da Caronia. Vediamo assieme le immagini, grazie a noi del Plate. Arriva Messina per tre piedi, che pensa alla conclusione, la lascia partire, centrale debole, facile per Cesai, però primo squillo di tromba del Mussomeli in questa partita, all'11° con Totò tre piedi, però non c'è nessuno dei suoi, quindi recupera ancora Mazzara con Bilello che si gira e prosegue la conclusione, centrale, parata di Demiera, Totò Ferrara, quindi si scatena il Mussomeli, tre piedi, entra in aria, prova a servire, quasi costava cara la deviazione di Cipolla. Aldi, con Gialdi che punta Ferrara, con Gialdi arriva fino in fondo, mette in mezzo con De Viere che toglie il pallone dalla testa di Giacalone per Gianfrancesco Messina, in profondità Fabio Messina, quindi Ducera, conclusione che finisce di poco fuori, o almeno questo era il suo tentativo, riesce esattamente a servire tre piedi, che gli arriva il pallone, Messina in mezzo, Cesare in anticipo su Fabio Messina. Aspettate, tre piedi, salta facilmente, parte tre piedi, due contro due, tre piedi che allarga per Fabio Messina, palla troppo lunga, non può arrivare, batte Caronia in mezzo, troppo lungo, quindi il secondo palla per Concialdi, Concialdi guarda, poi rimette in mezzo, svetta più in alto di tutto, Giacalone, palla che finisce fuori, Urruti. Urruti per Roselle, in mezzo, palla che filtra, Licheri che scivola, in questo modo mette fuori gioco anche Caronia, quindi ancora il Mazzara con Rizzo per Rosella, Rosella in mezzo, palla che arriva, Sciacca con qualche per il portiere Mussomeli, con Gialdi, conclusione, De Viere, miracolo, grande intervento con la mano di richiama del portiere del Mussomeli che salva il risultato al 14°. Palle che filtra, Baiate rimette in mezzo, palla resta lì, prova a liberare il Mussomeli, ci riesce. Altro, tre piedi ancora, tre piedi, punta, poi in mezzo, Messina di testa. Se l'avesse lasciata dietro c'era Guastella tutto solo, che avrebbe potuto colpire indisturbato. Che gira qui sulla destra per Concialdi, Concialdi, Concialdi e Ferrara, Concialdi punta, va Concialdi. Aspetta solo posizione di Rizzo che arriva prontamente, palla dietro con Rosella, Rosella che si gira, velo e palla fuori. Ancora Zarcone, alla fine però Urruti gli porta via il pallone, con Gialdi che riparte, servendo Rosella, Rosella dà il rigore, pallonetto, su De Viera riuscita, c'è il gol, inutile il tentativo di Marco Sciacca e Mazzara in vantaggio al 25° con Rosella. E Giacalone. Ancora per Caronia e con Gialdi posizione regolare, con Gialdi salta pure De Viera, con Gialdi la gira, con Gialdi e poi sbaglia, sbaglia clamorosamente solo davanti alla porta, non c'era un miracolo, altro... è rovesciata, sbaglia Bodura regalando la palla, Mazzara, miracolo, parata, gran parata di De Miere su Bilello, quindi la lunga con Gialdi che rientra da fuori gioco, no ancora con Gialdi, con Gialdi per Caronia, Caronia, pallonetto, gol, gol del Mazzara che chiude qui la partita, Caronia servita ancora da con Gialdi al 44° del secondo tempo, 2-0.
Vittoria per la Mazzarese, che è lo stagionino Vaccara per l'ottava giornata del campionato di prima categoria Girone A. Sabato scorso ha superato la Colomba Bianca con un tennistico 6-1, confermando una buona vena casalinga dopo il passo falso di Gibelline, portandosi a 10 punti in classifica. Con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo. Per la programmazione in onda sulla nostra emittente, vi ricordo che questa sera alle 21.35 potrete seguire la seduta del Consiglio Comunale di Marsala di venerdì scorso. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.